Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un profumo di Mancera, quindi un profumo di nicchia o semi-nicchia, come lo vogliamo chiamare. È un profumo davvero importantissimo, davvero fortissimo, davvero che non lo, praticamente non riesco a metterlo. Stiamo parlando di Oud Exclusive, appunto di Mancera. Il packaging è essenziale perché la linea Exclusive di questo brand di Mancera vuole e promette che le materie prime che ci sono all'interno dei vari prodotti siano eccelse eppure al 100%, quindi super minimalista e ovviamente assolutamente di classe. Il profumo, come potete vedere, credo che si noti, ha un colore ambrato veramente forte, veramente scuro. Il protagonista indiscusso è l'oud, che è in realtà un tipo, una tipologia di legno molto molto prestigioso, molto molto conosciuto e ovviamente in Oriente è amatissimo e non solo in Oriente. Che cosa dire di questo prodotto e questo profumo? Deve piacervi il genere, è un orientale molto molto importante. All'interno ha delle note caratteristiche proprio orientali. Immaginatevi di essere in un posto, non lo so, in Arabia piuttosto che in Iran e sentite quegli odori fortissimi, di legni, spezie e quelle cose che, quegli elementi fortissimi di quelle zone lì. Nasce nel 2018, quindi è un profumo relativamente nuovo. Infatti noi l'abbiamo comprato appena era uscito. Pungentissimo e proprio pungente per l'olfatto. Assolutamente unisex. Io lo definisco un po' più maschile perché ha queste note molto forti che praticamente vedo molto su un ragazzo, su un uomo. Avete presente quelle lozioni molto avvolgenti, molto sensuali? Ecco, lo vedo benissimo su un uomo, lo vedo un po' meno su una donna. Una donna che porta un profumo come Oud Exclusive la vedo molto focalizzata su se stessa, molto forte, con un carattere deciso, una personalità alfa, e invece non lo vedo assolutamente su persone molto giovani, non per dare età ai profumi, che sapete che non sono una di quelle che pensano che i profumi abbiano un'età per essere indossati, però è veramente, veramente imponente. Come note di testa troviamo lo zafferano super piccante, il labdano, il pepe e il cumino. Quindi avete questa sferzata super di spezie caldissime che veramente vi fanno quasi prudere il naso. Iniziate a sentire un po' questo sentore perché è proprio la caratteristica del profumo dell'oud. Dopodiché troviamo le note di cuore che a mio parere si sentono. Sì e no, abbiamo la rosa bulgara, che quindi abbiamo una rosa particolare, molto fredda, molto oscura. Non è una rosa di maggio, non è una rosa di Grasse, non è una rosa facile da portare. La violetta e il patchouli, in realtà la foglia di patchouli. Quindi avete questi sentori tutti molto cupi, che dopo lo zafferano, il cumino, come note di fondo ne abbiamo una che basta e avanza ed è praticamente l'oud. Questo profumo in realtà non lo trovo molto che si è, non trovo che si evolva molto. In realtà quando voi lo spruzzerete avete questo sentore di arabeggiante al massimo. Avete questa sferzata di violetta che in realtà è leggerissima e passa, saluta e se ne va. Dopodiché avete come fondo e ovviamente come assoluto protagonista l'oud. L'oud è una nota calda, speziata, ambratissima, veramente ambrata, un materiale molto pregiato e quindi quando indossate Oud Exclusive sicuramente vi sentirete importanti, imponenti e avrete una persistenza da 10 su 10. Vestiti, pelle, oggetti che toccano questa essenza, è veramente
impressionante la sua durata, dura tranquillamente dei giorni sui cappotti, sui vestiti, sulle sciarpe, non potete immaginare, cioè dovete proprio lavarli 2 o 3 volte prima che l'oud se ne vada. Il suo sillage, cioè voi solo facendo così avete questo sentore di ambra che in realtà non c'è in piramide, ma comunque è legata strettamente all'oud e a tutte le spezie che lo caratterizzano. Tra l'altro, non ve l'ho detto, all'interno ci sono delle microparticelle oleose e quindi macchia da morire i vestiti, quindi state attenti, ma di solito tutti i profumi con l'oud lo fanno. Infatti vedete che sono caratterizzati da questo colore ambrato. Quindi il mio voto di sillage darei assolutamente un 10 su 10. È quasi polveroso ed è quasi... È veramente strano come profumo, vi dico, è un capolavoro perché ha come protagonista questo oud che lascia senza parole. Non lo consiglio a chi ama i profumi delicati o floreali, perché questo non ha niente né della violetta né della rosa bulgara e state attenti perché crea un fortissimo mal di testa. E nonostante comunque sia un'evoluzione pacata o comunque sempre longilinea e lineare sull'oud, vi tocca proprio l'olfatto, cioè entra nelle narici e non si toglie più. Ragazzi, molto bene, anche per oggi il video è terminato. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, let's talk about!